notizia è che i pensionati utilizzano internet e utilizzano i social media. E lo fanno sempre di più e lo fanno sempre anche in tanti. Ci sono una serie di statistiche che ormai dimostrano come il segmento di popolazione anziana è quello che si sta riversando in numero più rilevante sulle piattaforme digitali in Italia come all'estero. Ovviamente stiamo ancora parlando di una minoranza in questo segmento di popolazione, ci sono chiaramente persone molto anziane che non usano internet, non usano i social network, ma tra quelli che li usano c'è grandissima curiosità, grandissima voglia di imparare ad utilizzarli e ne fanno un uso, oserei dire, quasi compulsivo, nel senso che ci stanno quotidianamente, pubblicano e postano in continuazione foto, video, post, qualsiasi cosa che diciamo queste piattaforme offrono. E il loro social preferito, il più semplice da utilizzare, è Facebook ed è lì che si stanno riversando in massa. Facebook sta diventando un social network principalmente rivolto ad un pubblico adulto. La festa facciamo ogni anno una città diversa, 2 anni fa l'abbiamo fatta nella città dell'Aquila, che chiaramente è ancora fortemente danneggiata dal terremoto di ormai 9 anni fa. E in quell'occasione abbiamo coinvolto un gruppo di artisti, di street artist, chiedendogli di fare delle opere sui muri danneggiati dal terremoto. E quindi il sindacato dei pensionati ha abbracciato una nuova, nuovissima forma di comunicazione anche artistica come la street art, con l'idea di accendere i riflettori su una situazione di cui non si parla sostanzialmente più. La cosa che ci ha colpito molto di quell'esperienza, ci abbiamo portato 500 pensionati da tutta Italia a vedere queste opere. Temevamo che potessero non capire o non apprezzare pienamente questa forma artistica, perché uno si immagina gli anziani come quelli che si arrabbiano perché ci sono i writers sui treni che imbrattano oppure che sporcano i muri delle città. Invece la cosa incredibile è che tutti e 500 i pensionati che hanno partecipato a questo evento sono letteralmente impazziti nel vedere queste gigantesche opere murarie, e l'altra cosa è che tutti quanti erano dotati di smartphone, tablet con cui fare foto. La maggior parte dei pensionati presenti hanno poi cambiato la loro immagine profilo su Facebook mettendoci alcune di queste opere di street art. Io questo l'ho definito all'epoca un cortocircuito totale, perché comunque stavamo utilizzando forme comunicative assolutamente moderne, assolutamente di oggi, facendogliele vedere e facendole vivere a persone invece di ieri, anziane, e scoprendo una grandissima disponibilità e volontà di imparare e di misurarsi con la contemporaneità. Io nel mio lavoro questo è quello che osservo con maggiore attenzione e che mi affascina sempre di più, cioè come gli anziani, una parte di loro ovviamente, però non rinneghino la modernità, non ne hanno paura, ma ci si vogliono misurare e fanno di tutto per riuscirci.